e non ho paura di usarlo. Esigo delle domande, subito. Risposte? Vorrei dire delle risposte. Grazie, sì, risposte. Voglio delle risposte. Che succede qui? Dove sono? Chi siete? Ecco, è una storia piuttosto lunga. E che storia? Un tragico racconto di amore, passione e di uno spietato omicidio. Questo sì che è forte! Oh! Attacca, banda. Chi ce ne ha? Beato chi ha un occhio e se lo asciugherà. Racconto la storia che vi commuoverà della sposa graziosa dell'aldilà. Dai, che dove è perché? Morire in un pranzo e che male c'è? Prova a scappare, comanda che santi, ma dovremmo al fine morire tutti quanti. C'è Pulzella che era una rarità, colpì il forestiero venuto in città. Era bello e prestante ma povero in canna, e la bimba crollò come un sacco di panna. Da suo padre fu, no, secco come uno schioppo. Si tennero stretti fuggendo al galoppo. Prova a scappare, raccomanda che santi, ma dovremmo al fine morire tutti quanti. Andiamo ragazzi, con gusto! Sì! Mi piace! Ok, tocca a te! Sì! Di notte. Cosa avevano in mente? Nessuno lo seppe. Lei mise il vestito che sua mamma portò. Era pazza d'amore e si accontentò. Tre o quattro cosucce provò a trafugarle. I gioielli dei nonni e un sacchetto di perle. Sotto l'albero antico che sta giù al camposanto, tra la nebbia e il buio alle 3:15, c'era soltanto lei, ma lui non venì. E poi? Ha aspettato. E poi? Quella dell'ombra! Per il suo uomo! E poi? Il suo povero cuoricino faceva così fuori! E poi? E poi, principessa, tutto è diventato buio. Quando poi riaprì gli occhi era morta da ore. Il tesoro è sparito, così come il suo cuore. Così, ai piedi dell'albero al cielo giurò. A chi scioglierà il cuore, io mi concederò. Così un giorno arrivò da non molto lontano.